Grande Discord. E mi saluto sopra di voi. No, ci sto. Ci avanziamo, raga. Marco, vai venire proprio dentro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo un botto. E siamo nel format per me più bello, perché non devo fare assolutamente nulla e chiamerò loro uno alla volta e ci mostreranno un gioco di magia. Vi rubo i contenuti, esatto. Come sempre. Ci faranno un gioco di magia diverso a testa. Inizio io perché non ho voglia di aspettare. Guardate, oggi sta per riposare perché ha lavorato sodo. Iniziamo. Direi di cominciare con il king di Lignano, la star di Lignano. Dai bro, sposta sul tappetino. Non ti serve? No, voglio fare un miracolo. Ok. Si vede bene, no, da quella inquadratura, sì? Sì. Che dito è? Perfetto, ok. Allora, attenzione, qua c'ho delle, come si chiamano? Dei fiammiferi. Cerini. Dei fiammiferi. Io li chiamo cerini. Non si chiamano cerini? Io fiammiferi. Cerini sono dei minuscoli fatti di cera. Ah sì? Fiammiferi. Insomma. Controlla che la scatola sia vuota. Sì. Boh! No. controlla. Sì, sono lupi, robe. Ok. Ora, quello che devi fare è pensare ad un numero di cerini. Scusa, quello dei fiammiferi. Fiammiferi, ok, ce l'ho. Ok, e lo metti dentro la scatolina. Boh! E tu guardi? Scusa. No. Io posso vederlo, sì. Ah, sì? Se vuoi non guardo. Se vuoi mi giro. Quindi puoi vedere quanti ne metti. Sì, quanti ne metti? 6. 4. 5. E sei. Fai vedere bene che ne metti uno alla volta. Ok, okay, fai vedere bene qua. Uno. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Non sette. Non sette. No. Chiudi la scatolina. Sì. Ok. E ci metti, anzi, ci metti, stai così. Okay. Perché ora dovrò fare una cosa particolare. Guarda. Prendo il settimo fiammifero. Ok. Lo rendo unico rispetto agli altri. Chiaramente. E lo faccio sparire. Manza fuoco. Sì, va di traverso. Non c'è. Apri la scatola. No, bro. Se tu vedi ora. Ce n'è uno bruciato, sono raga. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei non bruciati. È un miracolo, bro. Fighissimo. Grazie, Zé. Chiamatemi mangia fuoco. Non lo conosco. Fighissimo. Ok, dopo aver visto Jack mangiare il fuoco, è il turno di Pete Hartling. Dai, Pete, smetti di setappare, vieni. Grande, bro. Ehi, vuoi farti un gioco? Sì. No! Okay, arriva a vomita, carte. Un boomer sei. Incredibile. Andiamo un po' su da. Ti farò un gioco con poche carte. Ok. 4 carte nere, 4 carte rosse. Ok. E, però se noti, le carte rosse sono 5, 4, 3 e 2. Ok, sì. Confermo. O 2, 3, 4 e 5, dipende da che lato le guardi. Mentre le carte nere sono carte qualsiasi. Sì. Ok. Quindi le carte nere sopra, le carte rosse sotto. Quindi, come detto, non sono importanti le carte nere, ma le carte rosse. Le carte nere le lasciamo un attimo così, in disparte. Ok. Posso? Scusa. Certo. Qui abbiamo 5, 4, 3 e... 2. Guarda, stai ben attento. Il 2 va messo così in seconda posizione. Sì. Ti seguo. Mi segui? Sì. Esatto. Però se il 2 va in seconda, il 3 non può che andare in terza. Fighissimo questo. E sa neanche il 3. Però so che stai pensando che io magari qua ho altre carte, doppioni, però no. Guarda, ci sono solo le 4 carte nere. Guarda. 4 va in quarta. Inizio a capire. Eppure sale. Anche il 4 sale. Sei un maestro. Quindi resta solo il 5. Il 5, sì. In ultima. Gira. Bellissimo. Bello. Grande Piti. Tieniti i tuoi resti, Pete Hartling. Bene raga, ora è il turno di una new entry. Attenzione, Daniel Motta con le collanazze. Cosa fai qui con due mazzi? Allora, un mazzo rosso e un mazzo blu. Sì, ok, fin qui. Dobbiamo. Ci arrivavo, ok. Allora, rosso. Dobbiamo scegliere due carte. Ok. Ok, innanzitutto, aspetta, prima scegliene uno. Quello rosso. Ok, spostalo. Sì. Mettilo lì perché è il mazzo finale. Ok. Okay. Dobbiamo scegliere due carte. Ok. Ovviamente, tutte diverse. Io le vado a mescolare. Ok.
Ok, e mi dici stop abbastanza rapidamente, vai. Stop. Qua, sì. Ok, questa carta non la vediamo, la vediamo dopo. Ok. Ho detto che il mazzo rosso, che è quello che hai scelto te, era il mazzetto finale, sì. Ok? Adesso scegliamo un'altra carta, però in modo, in un altro modo, ok? Vada, mescolo sempre, e adesso mi dici un numero, quello che vuoi. 13. 1 a 52, 13? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lasciamo coperte e non lo vediamo. No, bro. Potevi dirmi stop dove volevi, potevi dirmi un numero che volevi. Mazzo blu, donna di picche. Potevi dirmi un numero che volevi. Bellissimo. Un miracolo questo. Un applauso a Dani che esordisce così sul canale. Trovate il suo canale in descrizione. Grazie Dani. Ora entrerà il maestro. Il maestro dei maestri. Cosa stai facendo? Ora Aiden entrerà per un break, perché è caldo, comunque ho sete. Quindi Aiden, se puoi portami da bere. Aiden Magician, il mio preferito qua. Ciao raga. Puoi togliere questo che è di Jack, costa, sì, costa 2 milioni di euro. Ti farò gioco con dell'acqua. Ah, H2O. Che, con dell'H2O. Materiale. Scomporremo le. Le particelle. Di idrogeno di ossigeno. Particelle, è il termine esatto. No, in realtà dovrei solo bere. Voglio solo bere, però non ho un bicchiere. Hai un bicchiere, Jack? Caso sì, gente. Ok, grazie. Prendo, prendo un bicchiere. Sì. Cosa sta facendo? E poi arriva il diverso. Che presentazione sta facendo? Sì. In realtà, però, davvero, nel tuo video voglio solo bere. Devi solo bere. Solo sei venuto qui a farti un bicchiere. Passi un bicchierino. Sì, però un bicchiere d'acqua, sai, cioè, in un bicchiere d'acqua. Hai notato che è un bicchiere da vino, sì, questo. Sì, quindi non, non andrebbe bene solo dell'acqua. Della semplice acqua. Della semplice acqua. Hai presente Gesù? Sì. Sì. Stai sicuro? Bellissimo questo. Bevitelo ora, però. E ora sono ubriaco. Mi fa un senso. Quanti gradi è questo? Quello 25. A Merlot? Come? Ma ragazzi, andiamo in ospedale dopo. È buonissimo. Vedete un po', raga. Grazie, Aide. Figurati, dobbiamo finire il tavolo perché sennò vecchio rimane così per sempre. Abbiamo fatto bene a togliere il tappetino da 2000 euro. Oh. Non è caduto sul tappeto. No, secondo me devi oh, non si incolla. Grazie Aide. Ma va, grazie posso, a te. Salute, rimettere. Certo. Ok raga, dopo questo miracolo di Aide che è venuto tra noi e ha fatto il vero e proprio miracolo, direi di chiamare l'ultimo partecipante al video di oggi, anche lui è la new entry, Mark Rain. Ciao. Anche il tuo canale sarà in descrizione, sì, sì, chiaramente. Ti faccio una magia. Oggi tutti strani. Faccio una magia da boomer. Vai, una magia da boomer. Una magia da boomer, dai. Vado a disegnare delle cose, vedi, delle forme. Sembra delle X più che delle forme. Sono delle X. Tra una parte sì. E tra l'altra. Guarda, una, due. Per confermo, un totale di. Magari vedere sì, bene, sì, ma confermo. Ci vedere bene. Tra da una parte e tra dall'altra. Per un sì. Totale di 6X, no? Giusto. Però ti dico una cosa particolare. Cioè, tutto quello che succede da un lato di questa lavagnetta, per magia, succede anche dall'altra. Ok. Cioè, no? Partiamo con 6X. Se ne elimino una. Ora, quante ne sono rimaste di X secondo te? 5, no? 5. 3. No, però no. Tutto quello... Ah no, hai detto così, quindi 4. Tutto... Esatto, perché tutto quello che succede da una parte succede per magia anche dall'altra. Quindi 2X di qua e 2X di qua, no? Sempre un po' confuso. Quindi torniamo indietro, quando c'erano così, no? 3X da una parte e 3X dall'altra. Quindi 3X da una parte e 3 dall'altra. Proviamo a rifare. Stavolta partiamo dal basso, ok? Cancello l'ultima, così. In questo modo rimangono 2x, però anche dall'altra parte. Quindi 4. Di nuovo. Posso andare avanti ancora, ne cancello una, ma anche dall'altra parte, per magia, ne rimane solo una, no? Però se uno si concentra troppo sulla x, e magari la mette qua, magari non si deconcentra e vede le 2x che sono tornate da una parte e dall'altra, no? Guarda, lo rifaccio, elimino quella in mezzo, così ne rimane solo una, no? Verso sì. Il basso. Molti dicono, ma non me la potresti spostare in alto? Una volta lo faccio, la proprio la spingo sotto, la prendo e la rimetto sotto, così, no? Poi la cancello e apri la mano, guarda, aprila così, te la lascio qui, no? Vedi, guarda, è buono, ma se la riprendo, compare da una parte questo. Che dall'altra, no? Così, e poi puoi controllare tutto. Bellissimo, raga. Bello. Bello, grazie. Grazie, bello, grazie mille. Ok raga, grazie per aver visto questo video dove io, come sempre, non ho fatto una minchia di niente. Spero che vi siano piaciute le loro magie. Trovate tutti i canali in descrizione. Mi raccomando, sbattete quel like. Cosa possono commentare? Patolla. 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 Se siete arrivati fino qua, commentate con Patolla. Ciao raga. Ciao raga.
La copertina. Copertina. Beh. Okay. No, dai. Posso aspettare.